Dopo la terribile esplosione del pianeta Namek, il suo corpo gravemente ferito aveva vagato nello spazio aperto, mentre il suo desiderio di vendetta cresceva istante dopo istante. Freezer, tratto in salvo dai suoi uomini che per puro caso lo avevano avvistato, era riuscito a recuperare le forze con l'ausilio di una potente vasca di rianimazione. Ma come ho potuto permettere a quel pallone gonfiato di ridurmi così? Maestà, non è rimasto nulla del pianeta Namek. È andato in frantumi dopo la tremenda esplosione. Sono desolato, ma non c'è traccia vitale del grande Freezer. Stiamo ancora cercando, ma finora... Vuoi dire che mio figlio è stato sconfitto? No, questo non accadrà. La nostra è la famiglia più forte e potente di tutta la galassia. E se esiste davvero qualcuno più forte di noi, non gli lascerò scampo. Lo troverò e lo distruggerò! Ho avvistato qualcosa, Altezza! Mandatemi subito una navicella di soccorso, sbrigatevi! Dopo un breve periodo di terapia nella vasca di rianimazione, Freezer è stato sottoposto a un accurato controllo da parte dello staff tecnico e scientifico. L'esplosione aveva gravemente danneggiato parte dei circuiti vitali del suo corpo e per una completa guarigione era necessario un delicato lavoro di ricostruzione. Per ore, i migliori esperti in campo medico-scientifico sono stati impegnati nella laboriosa opera di ricostruzione, seguita passo dopo passo dall'occhio vigile e attento di Re Cold. L'intervento ha avuto esito positivo e Freezer, completamente guarito, chiede al padre di raggiungere al più presto il pianeta Terra per poter mettere in atto il suo piano di vendetta. Per favore, padre, raggiungiamo subito la Terra. La Terra, hai detto? Per quale motivo? È semplice, perché il Super Saiyan vive lì. Cosa?